Salve ragazzi, bentornati sul nostro canale. Allora, come vedete, stiamo riprendendo da dove ci eravamo lasciati nello scorso episodio. Questo qui che picchiamo, quasi un'ora È quasi un'ora che che lo sta a sta picchiare lì. picchiando. Come sempre, Francesco e Alessandro qui Ciao a con The tutti ragazzi. Division. Iniziamo la missione. Sì, Vuoi? sparami, sparami. Ok. Quello ormai sarà morto da una vita, penso. Ti ha lasciato anche qualcosa, pensate. Vabbè, era un uomo. Vabbè. Lui che cos'ha? Sta rompendo le palle. 18 normale, attiva. Vai, andiamo. Allora, facciamo subito una bella incursione. Ah, però c'è. Aspetta. Se Va bene. facciamo esplodere. Guardate le palle! Oddio, Un cecchino, cecchino. l'ho visto. Ce l'abbiamo, ce la riusciamo. Non ce Questi l'hai sono sotto tu. morti, morto Eccolo, te. Senti, sai che faccio io? Ok. Adesso ce li cecchiniamo. Brutalmente. Ok, adesso ci facciamo un po' di edge. Cazzo! È lisciato un buino. No, è che è esploso, ma ha vibrato. Dietro. Aia, 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 No. aia. Non devo sparare. Posso metterla tipo qua? Ok. Non li distrae un pochino mentre li cecchino. Dai però. Ma che cazzo? Le granate hanno un'ampiezza. Ok. Ok. Ora vediamo che altro c'era. C'era lui là. Ok. Dovrebbero essere Ti ha quasi. distrutta? Entriamo nella centrale elettrica. Vediamo che sorprese possiamo trovare. Allora, innanzitutto abbiamo un equipaggiamento blu qui a terra. Io direi comunque sia di prendercelo e rivenderlo, come sempre. Poi entriamo. Vai. Quanti cazzo di morti ci sono comunque? Tantissimi. Allora, siete barricati con morti, bravi. Ecco, qualcuno che chiacchiera là. No, Mi sentite? Beh, perché ho c'è. qualcosa da dire. La regia ha tirato fuori dalla Riders. Ci ha detto di andare per la nostra strada. Ora ci vogliono rimettere dietro le sbarre. Di nuovo. Volete morire in una cella? Volete dargli la vita? Beh, io non ci sto. Non sto alle loro regole, avete capito? Mi hanno già tolto abbastanza, ma io voglio riprendermi tutto. Siete con me? Lo prenderei. Saranno anche con te, però sappi che moriranno tutti brutalmente uccisi, quindi non so quanto ti conviene più di tanto. No, ci proviamo. Fortuna che abbiamo un GPS attivo, perché sennò qui ci eravamo persi una vita. Oh, Esatto. fortuna munizioni, avevamo quasi finite. Ciao! Così, aspetta. Sì, proprio al volo. Poracci, manco il tempo, non si sono manco accorti secondo me. C'è gente là. Mannaggia. Aiuto, serenale, oh. Siete fissati con questo granate? Poi questo bastardo qua che. Proviene il lag. C'è un pochino di lag, sì. Mettiamo in sicurezza l'area. Ok, diciamo ci siamo quasi in sicurezza. No!
Qui vogliono far esplodere tutti questi stronzi, eh? Beh, ma sì. Vogliono far esplodere tutto. Lui? Bene, qui qua. Andiamo in mezzo per tanti, eh. Sai come gestire gli esplosivi, no? La tua shade dovrebbe condurre direttamente alle porte. Non è che è tanto pesante, eh? Poi vero, comunque. Tanto vale festeggiare mentre possiamo. Penso che questo posto si rivelerà molto popolare con la gente. Non mi viene fare una cosa. Ma io sono ritrovato proprio in bocca, non sapevo che fare. Facciamogli vedere chi è che comanda davvero. È solo questione di tempo. E vattene a fanculo. Perfetto. È morto. E abbiamo recuperato anche la vita. Wow. Ma siamo diventati quasi immortali su sto gioco. Adesso moriamo brutalmente, eh? Esatto. Sono, ne sono pienamente sicuro. Però almeno ci proviamo. Sono tanti. Vabbè, io posso anche andare per la strada mia volendo, no? State ancora respirando? Cazzo, è giù. Ma è sempre andato perché c'è i danni, c'è anche dietro. Ok. Ma questo non è il vostro. Vabbè, noi ci troviamo tranquillamente la strada così. Vedete, non è una questione di fazioni, è una questione di potere. A voi serve, certo, e noi ce l'abbiamo. Una questione e io di potere. Ci posso fare quello che voglio. Ma innesca. Un bel boom. E morirono tutti per i miei contenti. Sì, siamo. Perché se non possiamo averla da qui non l'avrà nessuno. La re ha ragione. Conta solo quello che sei in grado di fare. E noi questa merda non ve la ridiamo. Ok, provate, è abbastanza bello. Sono un bel boom. Se ci lasciate in pace, se ne stanno tutti a casa. Sono anche abbastanza male. Sì. Ma la vita la recuperi in un attimo. Andiamo, dai. Carabina mi ha dato 4 lassi. Prendiamo. Non si sa mai. E tu cosa ci fai qui? Pensavi di fare il furbo? Che sarebbe il fucile da cecchino? Sì, il fucile da cecchino, sì. Anche cazzo, prima mi dici di andare su, sotto, poi mi dici di andare sopra. Cioè, dai però. Sta via per culo. Insomma, cioè, boh. Odyssey innescata. Di andare. Ma che cazzo? Vabbè, fa. Premi un tasto. Apriamo il portellone e poi munizioni. Ci vogliono sempre delle munizioni. Ok. Poi dove andiamo? Disinnesca, ok. Boom! Posto! Wow! Quando mi piace spapporarli tutti proprio. Mi dispiace che non sia come Doom che vengono tutti spappolati, eh. Brutalmente. Aia, aia, aia. Questo era forte. Cioè. Per modo di dire, insomma. Confermato. Esplosivi disinnescati. Perfetto. Ora tagliamoci dalle palle che bastano. Quando sarà sicuro o quasi, chiederò agli ingegneri di fare una valutazione meccanica. Forse siamo saliti un po' troppo di livello, eh. Io la prenderei perché non ne abbiamo tanto, questa è la meglio della nostra. Ma ne avete piazzate due, ammazza quanto ce l'è. Cecchino. Sì. Credo di sì. Non mi piace per niente. Si accumulano abbastanza pressione nelle turbine e mi salta tutta la centrale. E forse anche il resto del quartiere è ok. Queste vecchie centrali hanno dei sistemi di emergenza, delle valvole manuali per quando non era tutto automatizzato. Trova le valvole e aprile per rilasciare la pressione. Subito, possibilmente. Lascia, guarda lì. Prego fuori da destra questo. Fatti vedere che mi basta un angolo di destra. Oh. Oh che cazzo. Ok, ora. Ok qua. Che cos'è? Fai vedere che cazzo è? Cos'è? Ah, sta sotto. Ah, culo.
Ragazzi, abbiamo il tempo, non mi ne era accorto. Una granata. Dov'è il tempo? Ah, 11 granate. Vabbè, noi tanto comunque sia le munizioni ci servono, quindi ci fermiamo a raccogliere, via. Via di lancio. E adesso? Volevo ammazzarli tutti e due, non riesco, bene, basta uno. Va bene, vado di cecchino, eh. Vostro rischio e pericolo, eh. Oddio. Che cazzo era? Perché abbiamo più un kit? Ah, l'abbiamo usato prima, cazzo. Non ci avevo pensato su sta cosa. C'è qualcosa che ci sta facendo veramente tanto male. Che sta guarda qua... tu. Ma sta là uno. No, quanto cazzo stava dietro? Ma vai a fare culo, che cazzo. C'è andata male stavolta, dai. Non capivo da dove veniva, l'ho preso forse con troppa leggerezza. Può darsi. Scorta il massimo. Va bene, allora direi andiamo a sinistra, in modo che se viene qualcuno da sinistra, perché sono venuti solo da qua. Fucilità, cecchino non mi era qua. Sono un booster 2, li ho ucciso prima, sicuro con l'HK. Ok. Che cosa ho appena detto? Che i generatori non possono reggere la pressione all'infinito. Va sfogato. Altrimenti la centrale salta per aria insieme a un pezzo di Steiner. Cecchino. Era un cecchino. Beh, però ci prende tutto il caricatore, eh. Quello c'è da dirlo. Sì, vabbè. Aspetta, l'obiettivo è là, ok. Là sotto. No, là sopra. Qua sopra, eh. Ti prego dimmi qua sopra. Guarda, se non so stronzi, qua sotto. Fanculo, vai. Sta lì. Bene, adesso facciamo sfogare le cose. Devo uccidere sta gente. Opla! Scusa. Cosa succedono queste cose? Attiva le valvole in sicurezza. Ah, non fallo l'obiettivo. Non ci eravamo accorti del tempo. No. Che disastro, che disastro. Ok, abbiamo più pochissimo tempo. 8 minuti. 8 minuti, non possiamo neanche girare in 8 minuti. Tutto qua. 8 minuti, 8 minuti, 8 minuti. Ok. Va bene. Dove sono queste valvole? Eccola. Queste sono le valvole di sicurezza. Mazza. Che valvole. Siamo quasi puliti abbastanza il bretto, hai visto? Ne è rimasto uno, se non sbaglio, eh? Siamo alle valvole. Sta succedendo un casino. Bordello ovunque. Seconda valvola, dai, ce la possiamo fare. Ok, terza valvola, dai. Abbiamo 7 minuti e 50 secondi. Ce la possiamo fare. Ecco, queste erano pure vicine. Vai. Papà. Ok. Perfetto. Metti in sicurezza l'area, ok. Ok. Perché comunque il tempo si dovrebbe fermare? Finché non metti in sicurezza l'area mi sa che... No, vai a cagare, vai. Aia. Vabbè, ma... Comunque l'ho aperte le cose, però dai, no! Se me lo dicevi prima... mettere fretta, ma per continuare a sopravvivere sarebbe meglio occuparsi di quelle valvole. Ma che cazzo, no? L'abbiamo appena fatto. Scusa. Oddio. Ma non esplode tutto, si esplode per quando è a noi. Ok. Attiva la valvola principale.
Adesso me lo dici. Vaffanculo, vai. Valvole di sicurezza aggiuntive non rilevate. Hai scaricato un sacco di pressione, ma continua a salire. Devi bloccare tutto dalla stanza di controllo principale. Raggiungila presto. Ok, andiamo sulla stanza di controllo principale. Dai, 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 prima che esplode tutto qua. Disastro imminente. Munizioni, ci stanno sempre bene. Dai, 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 dai. Sì, ragazzi, fategli il culo. Sì, fategli il culo. Eccolo. Lui è tosto. Oddio. Secondo me lui è tosto. Bel fucile a pompa, veramente cazzo, non ce l'abbiamo, eh. Cioè, ce l'abbiamo. Sì, però. Vediamo se. Non era chissà quanto è forte la quella che mi ricordavo. Magari, quello te volevo dire. Oh, andiamo un po' il fucile a pompa. Vada a fuoco, vada a fuoco. Vada a fuoco. Medico. Oh, e dai, bro! Ho capito che vada a fuoco. Mannaggia. Ma dove cazzo è andato? Eccolo, sta dietro. Vabbè, non ce la spreco perché guarda. Vabbè, muori con un piombo. Sembrate tutti stanchi, sbaglio. Beh, vi mando una bella sveglia per farvi riprendere. Mannaggia. Ora un po' là sopra, sta. Eccolo. Da dietro. E fa anche male, secondo me è il boss. No. È uno viola. Ma dai, non ci credo. Iappa, mi appa. Uno su 10. Oddio. Aspetta, sì. Ok. Che ci fai qui? Mori. E dove cazzo vai? Ma guarda tu, questi che fuggono via come se fossero. E basta. Ma che è? Ma per favore. Se non siete nella stanza di controllo, portate quelle chiappe. Sembra quasi attivo. Adesso te lo faccio vedere io, basta, mi sono stufato, adesso facciamo sul serio. Là. Peggior momento in cui sì, caricare. Dov'è? 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 Non ci ha provato ma non ci è riuscito. Non me l'aspettavo da te. Oddio. Tu sei fatto male da solo? No. Mi so, diciamo, stordito con il colpo della bomba. E adesso scende quel adesso, tipo. Adesso sì, è sceso anche perché non c'è più là. Ok, qua a sinistra. Sei forte cazzo. Sacco male. Bello. Mazza che aria ste granate. Quella è un MP. Guarda te. Mazza, oh, è forte però. Mi devi ricapitare, ricapitare a tiro. Guarda te. Vaffanculo. Idiota. Ok. Aspetta, andiamo a vedere che c'è droppato. Non male.
Mi prendo tutto, come sempre. Via, prima che esplode l'intero mondo qua. Prima che Manhattan finisca. Corri, corri, ti prego, corri. Vai. Veloce come il vento. Guardiamo dopo il radiofaro eco. Impianto okay. Elettrico ripristinato. Non è esploso buono. Niente, la sirena si è fermata, quindi si direbbe tutto a posto. Abbiamo una squadra di ingegneri pronta a muoversi. Possono occuparsi della centrale. Non ti resta nulla da fare, puoi levare le tende. Togliere la corrente a tutta la città? Lo facciamo solo se dobbiamo. Se la città non rispetta la nostra casa. Perché se non abbiamo un cazzino, allora in modo che subito. Non ce l'abbia nessuno. Che era? Fino ad allora, della pompa. Noi viviamo. E è morta. Io torno da Lex. Mannaggia. Vabbè, andiamo all'ascensore. Molto carino un metodo per scendere. Andiamo. Adesso intanto che l'ascensore scende, noi. Ecco. Perfetto. Molto pratico. Il momento più giusto, insomma. Questo è proprio il momento clou, agente. Intende dire che abbiamo intercettato dell'audio da uno dei nostri stimati colleghi. Sta sfruttando la situazione. Dobbiamo dargli la caccia. No, è proprio disponibile. No, dritto per dritto. Ma allora... Va bene, abbiamo finito le nuove prove disponibili, in che senso, scusami? Non capisco. Non abbiamo già abbastanza virus in giro? È una questione di potere contrattuale. Se metto le mani sul kit per generare l'influenza del dollaro, questo veleno verde che hanno inventato, certa gente si guarderà bene dall'attaccarmi. Per difendersi è molto meglio una pistola di un'arma batteriologica. Smettila di pensare in piccolo. Pensa alle possibilità. Quali? Non ci sono più infrastrutture mediche. Là fuori c'è il Far West, ma con meno civiltà. Poter sguinzagliare un certo tipo di morte a piacimento mi mette in una posizione di potere. E controllare gli ingredienti chiave del vaccino, beh, fa comodo anche quello. Quindi potresti uccidere ancora più gente. Chi se ne accorgerebbe? Non è questione di uccidere, è la minaccia di poterlo fare. E dare loro la speranza di potersi salvare. Guarda come si stanno mettendo le cose. Ci sono tanti gruppi diversi che si stanno spartendo il territorio dove un tempo c'era la civiltà. Avere un asso nella manica ha perfettamente senso. Perfetto. Bene ragazzi, allora siamo arrivati alla fine di questa puntata anche oggi. E che dire, come sempre vi invito a iscrivervi sul canale, di seguirci sui vari social e di condividere all'infinito. Va bene ragazzi, da Francesco e Alessandro è tutto, ci vediamo nei prossimi episodi di The Division. Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti ragazzi.